poi più lasciarlo, abbandonarlo, più pensare di essere senza di lui. Ecco, carissimi amici, proprio quello che la liturgia ci dona in queste settimane. Ora noi abbiamo 5 domeniche, 5 fino alla quinta domenica, il itinerario della parola di Dio. Come vi dicevo, in queste 5 domeniche che intercorrono tra la domenica del battesimo del Signore, che ha concluso il tempo di Natale, e il mercoledì delle ceneri, noi iniziamo la prima parte del tempo durante l'anno, del tempo ordinario. E ci guida in questo cammino, come vi dicevo, l'Evangelista Luca. Chi è Luca? Luca è stato un discepolo di Paolo, era un medico, era quindi una persona che aveva una certa professione, che gli dava anche una certa cultura. Era qualcuno che aveva potuto veramente approfondire, perché è il terzo degli evangelisti. Dopo Marco, dopo Matteo, Luca ha attinto quindi anche a quello che gli altri, i suoi amici e gli evangelisti avevano manifestato, trasmesso di Gesù. Non ha fatto solo anche di quello che prova, ma nello stesso tempo lui dice che ha fatto delle ricerche, si è dedicato proprio alla conoscenza di Gesù, e scrive un testo in due parti, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, e cioè la storia di Gesù e la storia della Chiesa. Sono due facce della stessa medaglia, perché Luca ci dice innanzitutto che Gesù continua a vivere nella Chiesa, che tutto quello che è cominciato con la sua presenza in mezzo a noi continua ora con gli Atti degli Apostoli, con la vicenda degli Apostoli e poi con quello che capita dopo. La Chiesa continua il suo cammino nella storia. All'inizio del Vangelo, infatti, Luca dice così: poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, molti, ecco, che cosa fa riferimento Luca? Sicuramente a Marco e a Matteo, ma nelle comunità cristiane circolavano anche altri testi che noi oggi non conosciamo più. Erano testi che erano serviti proprio per raccogliere la memoria degli apostoli. Molti hanno cercato di raccontare con loro gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola. Così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scrivermi un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. Questo nome Teofilo è più un nome generico che un nome specifico. Teofilo significa colui che ama Dio, colui che ama Dio, colui che ama il Signore, che fa riferimento a lui nella sua vita profondamente. Ho deciso di scrivere un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della sua vita, degli insegnamenti che hai ricevuto. Quindi Luca è uno che si è dato da fare per raccogliere le memorie del Signore, ed ecco le sue caratteristiche del Vangelo. Vorrei prima di tutto presentarvi un po' le caratteristiche del nostro compagno di viaggio di quest'anno, cioè dell'Evangelista Luca. Luca è colui che innanzitutto ci tramanda nei primi due capitoli i Vangeli dell'infanzia di Gesù. È solo lui che ci parla dell'annunciazione a Maria, dell'angelo, che ci parla di Gioacchino e
poi il racconto di Gesù a 12 anni, quando i genitori vanno al tempio e lui si ferma lì per ascoltare i dottori e per dedicarsi alle cose del Padre suo. E Maria e Giuseppe